Tutti noi siamo molto concentrati sulla crescita, su quello che sappiamo di essere, ma che ancora non abbiamo raggiunto. Ma sappiamo esattamente che cosa vuol dire crescita, o meglio, che tipo di rapporti abbiamo noi nei confronti della crescita. Beh, nella maggior parte dei casi, quando parliamo di crescita personale, il rapporto che noi abbiamo con la crescita è disastroso. Di solito il rapporto che abbiamo per quanto riguarda la crescita personale o il raggiungimento degli obiettivi è un rapporto di carattere erotico. Uno, tutto e subito. Due, poca capacità di discernimento, poca capacità di dire di no. 3. Un'ansia enorme nei confronti della prestazione. 1. Tutto e subito. Immaginate se vostro figlio mettesse tutti quanti i denti da latte in una notte, in un colpo solo. Bam! Voi che cosa fareste? Il giorno dopo prendi tuo figlio, corri dal pediatra, terrorizzato perché pensi che gli sta esplodendo la faccia. Perché non è normale che un bambino metta tutti i denti da latte in una notte sola. La natura vuole che tuo figlio metta un dente per volta. Questo è naturale e questo è organico. Crescere vuol dire un passo alla volta, non tutto insieme. Se raggiungi una cosa tutto insieme, beh, i punti sono due. O avevi sbagliato l'obiettivo che ti eri prefissato, quindi vuol dire che hai mancato il bersaglio. Due, beh, hai avuto una botta di culo, quindi nessuna crescita. Secondo punto, capacità di dire di no. Uno dei problemi principali che si riscontra con le persone che io seguo in generale, ma che abbiamo un pochettino tutti, è che ci si perde. E lo sai perché? Perché veniamo fregati da tutte le cose nuove, dalle informazioni esterne dell'ultimo momento che ci arrivano nella vita normale. Se abbiamo fissato degli obiettivi, se vogliamo raggiungere qualche cosa, dobbiamo conservare la capacità di poter dire dei no alle cose anche nuove e magari buone che potrebbero distrarci però da quello che è il nostro obiettivo principale. Se sono mesi che lavori per una cosa, è naturale che tu a quel punto abbia dei momenti di difficoltà, è naturale che non sia tutto quanto lineare, che non sia tutto quanto spedito, è normale che incontri delle difficoltà nella vita, come è normale che incontri delle difficoltà nel tuo piano di crescita personale. La cosa che conta di più è la capacità di andare avanti, è la determinazione. O la motivazione. Se noi diciamo di sì a qualsiasi input esterno che arriva, non riusciremo a raggiungere quell'obiettivo che per noi era tanto importante. Quindi attenzione alla novità e sviluppiamo la capacità di dire dei no, perché no è una risposta valida e importante, almeno quanto sì. Terzo punto, ansia da prestazione. Proprio per questo tipo di approccio erotico che noi abbiamo nel raggiungimento dell'obiettivo, nel momento in cui un obiettivo non lo raggiungiamo o anche meno, qualche cosa va storto, scatta il giudizio, scatta il giudizio, scatta il giudizio, scatta il giudizio. Basta giudizio, basta giudizio. A volte le cose le fai meglio, a volte le cose le fai peggio, ma le fai. Basta giudicarti o rimettere in discussione tutto ogni volta che capita un imprevisto. Non funziona così, non funziona così. Vuoi sapere qual è la differenza che devi applicare? Beh, fai questa cosa che io chiedo di fare a tutti quanti i miei studenti o alle persone che seguo. Chiedo di prendere un quaderno. Su questo quaderno ogni giorno devono annotare una sensazione buona che hanno avuto nel loro percorso. Se sono degli studenti, possono essere delle annotazioni di carattere tecnico o delle sensazioni. Se sono dei clienti, io gli dico di fissare ogni giorno una sensazione positiva che hanno avuto durante la giornata nel momento in cui si sono dedicati al loro momento di self-care. Scrivi una nota personale ogni giorno, punto, e termini con la parola bravo. Sei veramente capace di trovare almeno un motivo al giorno per cui dirti bravo? Perché ogni volta che tu sviluppi la capacità di dirti bravo, non fai altro anche che creare una responsabilità. Perché tu ti dici bravo rispetto a qualcosa che hai conquistato, tu ti dici bravo rispetto ad una sensazione che hai provato. Vuol dire che quella cosa diventa tua per il resto della vita, quella sensazione diventa tua per il resto della vita e tu domani parti da un passetto avanti. È questa la crescita. Quindi se davvero vuoi fare qualche cosa per te, vai davanti allo specchio, ti guardi dritto negli occhi, fai 3, 4, 5, 15 respiri e dopodiché trovi un buon motivo per dirti bravo oggi. Anche oggi grazie di essere stati con me. Se vi è piaciuto il video, cliccate su mi piace, lasciatemi un commento, qualsiasi esso sia, e condividete. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Grazie.